Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Pokémon Scudo. Abbiamo terminato lo scorso episodio con la vittoria della palestra di Spikeville e a quanto pare la terra ha iniziato a tremare e si sono udite grida di Pokémon venire da questo tunnel e Dandel è andato a controllare. Però noi dobbiamo attraversare il percorso 9 e arrivare appunto... Oddio, che succede qui? E arrivare a Knucklebar, tornare a Knucklebar, attraverso il tunnel del percorso 9 e vai a Knucklebar. E a quanto pare c'è anche Hope. Ehi, Link! Ma cos'è successo? Non immagini che è successo? Cos'era quel boato? Vorrei saperlo anch'io. Sembrava un'esplosione gigantesca, no? E poi è apparsa una luce rossa e tutti i Pokémon selvatici della zona si sono dynamaxizzati. Wow. Ma ora è tutto a posto? Wow, l'ha messo KO con Charizard, beh, è ovvio. Guarda, dai un'occhiata alle notizie. Quindi è successo qualcosa con il fenomeno del Dynamax. Vedi? Parlano di Dandel. Guardalo, è proprio piuttosto che ci sia. Quindi ha messo KO i Pokémon Dynamaxizzati. È tutto a posto. Dandel e il suo Charizard sono stati straveloci nel domare i Pokémon Dynamaxizzati. Mio fratello si riconferma più forte di tutti. Dai Link, andiamo da lui, allo stadio di Knucklebar, presto! Quindi quella fonte di energia che è uscita dallo stadio di Knucklebar ha fatto sì che i Pokémon si trasformassero in Dynamax? Attenzione, qui abbiamo ancora allenatori che non abbiamo incontrato, però prima un giretto qui sotto per vedere che succede. Ok, c'è solo una Pokéball e un albero di bacche. Visiera antisabbia? Ah, oh, grande, quindi anche da sabbio tomba ci protegge. Abbiamo raccolto due baccalga, una baccamelon e una baccaloquat. Certo che la zona del percorso 9 sembra piuttosto ampia, ma c'è una MT. MT58, garanzia. Dunque, ho messo davanti Gran Snowbear per allenarlo un pochettino. Ti si legge in faccia che sei forte, mi faresti l'onore di concedermi una lotta? E va bene. E il gentiluomo Dawson è stato sconfitto. Qui... non... ah, qui ci siamo già stati. Ma allora perché non sono venuto di qua prima, l'altra volta? Cavoli. A questo punto, andando super veloci allo stadio, incontriamo Dandel e Sonia. Ah, mi ero bloccato sul palo, pensavo che si fosse fermato da solo. Ehi, qui, da questa parte! Oh, per favore. Ehi, ciao Link! Dandel, tu e tuo Charizard siete stati fenomenali come sempre. Avete sbaragliato quei Pokémon Dynamaxizzati in un battibaleno. Non per niente sono un campione invincibile, no? Piuttosto, com'è potuto succedere? È apparsa una luce rossa. E all'improvviso i Pokémon hanno cominciato a dynamaxizzarsi al di fuori dei punti energetici. Ma com'è possibile? Vai a saperlo. Proprio non capisco che sta succedendo. E non abbiamo nemmeno modo di prevedere se o quando quella luce rossa apparirà di nuovo. Ed è proprio qui che entra in gioco l'ingegno di una ricercatrice d'eccellenza. Nonna! Sono stata convocata dal presidente. Volevo saperne di più sul legame fra luce rossa e il fenomeno Dynamax. Il presidente ha scoperto qualcosa di nuovo? Chi lo sa? Il presidente dà la massima priorità alla questione energetica e così ha lasciato tutto il resto nelle mani della sua segretaria. Ad ogni modo, non abbiamo dati a sufficienza. Perciò, Sonia, volevo chiederti di fare qualche ricerca in proposito. Dopotutto, tu sei la persona più informata sulla notte oscura. Vuoi dire che c'è una relazione tra la luce rossa e quell'antico cataclisma? Secondo te c'è qualcosa che possiamo fare? Daremo una mano anche noi. Thank you, miei cari. Apprezzo davvero il vostro spirito, ma l'unica cosa che vi chiedo è di affrontarmi in una finale strabiliante. Penserò io a proteggere il vostro futuro. Va bene, fratellone. D'altronde tu sei l'invincibile campione di Galar. Nonna, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti. Mi sarebbe utile il tuo aiuto. Certo, cara. Andiamo. Bene. A questo punto, ragazzi, io andrei ad affrontare l'ultima sfida delle palestre. Sbrigatevi a completarla, così ci incontreremo alla Coppa Campione. Ma certo!
Bene, anch'io farò la mia parte, sconfiggerò Ginepro. Link, tu invece stai per affrontare lo stadio di Knucklebar, giusto? Dicono che quella Burno sia bestiale nelle lotte. Tu fatti valere, ci si vede. Volevo catturare un altro Pokémon prima di completare l'ultima palestra. Potrei anche andare a prenderlo, ma è difficile trovarlo. E poi allenarlo sarà ancora di più. Ad ogni modo, qui che succede? Ok. Però ci vuole molto tempo per allenarlo, quindi penso che lo prenderò una volta finito il gioco, per conto mio. Sei pronto ad affrontare lo stadio di Knucklebar presieduto dall'esperto di tipo Drago Laburno? In tal caso vai a indossare la divisa. Insomma. I Pokémon sono carichi, il morale è alle stelle e Link con il numero 91 affronterà questa sfida a testa alta. La divisa è la prova tangibile di tutte le vittorie che hai conseguito. Vedo chiaramente la tua determinazione. Va, la Burna e gli altri ti aspettano. Non allo stadio, ma nella sala dei tesori. Perché? Che significa? Sono rimasti in meno di 10 sfide a palestre, pensa te. Dunque, Link, lascia che ti spieghi la missione che dovrai portare a termine. Le regole sono semplici. Devi sconfiggere 3 allenatori della palestra allenati dal sottoscritto e dovrai farlo sfidandoli in lotte in doppio. Ci sono missioni di tutti i tipi nella sfida delle palestre e non sono per nulla facili. È normale che siano pochi gli sfida palestre che riescono a superarle tutte. Arrivare fin qui non è impresa da poco. Proprio per questo mi aspetto di vedere combinazioni di mosse spettacolari dalla tua squadra. Ma ora basta chiacchiere. È giunto il momento di passare all'azione. Ecco il primo allenatore che dovrai sfidare. Come on, Benedict! In doppio, eh? Benedict al rapporto. La Burn mi ha insegnato 2 cose. 1. Quanto sono forti i Pokémon di tipo drago. 2. Come aumentare la loro potenza sfruttando il campo di lotta a proprio vantaggio. Eh già. Benedict, allenatore palestra. Pelipper e Sligoo. Perché sappiamo tutti quanti che Pelipper è il famoso Pokémon di tipo drago. Bene. Mi sa che viva male, eh? Beh, a pelli per sicuro. Ci prendo un 4x. E poi Overdrive è una mossa basata sul suono, quindi fa ancora più danno. Scagliagelo su Sligoo dovrebbe shottarlo. Yeah! E ora la prossima allenatrice. Come on, Bella! Nelle lotte in doppio è importante analizzare ogni Pokémon dell'avversario per capire quale sia il suo ruolo nella squadra. Ninetales e Turtonator. Insomma, hanno un Pokémon che fa coppia con l'altro, ma che non c'entra niente col drago. Il tempo è imprevedibile, e l'esito delle lotte ancora di più. Fantastico, non mi aspettavo niente di meno da un allenatore con 7 medaglie. E ora manca l'ultima. Parte ora l'attacco la terza e ultima allenatrice. Come on, Clara! Nelle lotte in doppio puoi affidarti alla forza bruta di entrambi i Pokémon o assegnare a uno di loro il ruolo di supporto. Tu quale strategia preferisci? Attaccare con entrambi. Perfetto, la grandine! Oh, ragazzi, come godo! A questo punto manca solo il capo palestra, lo affronteremo qui? Spero di no. Complimenti Link, hai completato la missione. Sapevo che ce l'avresti fatta. Forza, andiamo allo stadio lotta, il tuo prossimo avversario sarò io. Bene! Sei tu dunque primo sfida palestre che il destino mi ha riservato per questa sfida. D'altra parte non c'è da stupirsi. Dandele ha occhio per il talento. Dandele è un grande campione. Batterlo non è semplice.
Sarò io, il suo storico e potente rivale, a darti un assaggio di cosa vuol dire affrontarlo. Preparati, perché oltre a manipolare le condizioni atmosferiche, sono un asso nelle lotte 2 contro 2. Ti sottoporrò a ogni genere di situazione testando la tua capacità di reagire. Quindi condizioni climatiche e 2 contro 2 alla grande. Soffia vento, scatenati tempesta di sabbia. Intanto ritiro Strider e mando The Crow. Anche mi fa un attacco tipo roccia, non mi fa nulla, dato che l'acciaio mi protegge. Vasto impatto. Ok, nulla di che. L'attacco, oh, che miseria. Dai però, evita l'attacco. Ah, vabbè. Va bene. Aspetta un po'. Bora colpisce entrambi, bene, proviamoci allora. E all'acciaio su Gigalith. Non mi aspettavo sinceramente delle condizioni climatiche in una lotta in palestra. È una bella sorpresa. Cioè, che il capopalestra le mettesse in atto in questa maniera, in 2 contro 2, davvero una bella sorpresa. Però intanto Gigalith evita l'attacco, ma non Flygon che va KO. Grande. Grande. Ha funzionato almeno, ha funzionato. Se funzionava meglio se colpiva entrambi, però va bene anche così. Schiaccia corpo. Ah! Sendaconda. Allora faccio scaglia gelo su Gigalith e faccio recuperare punti con iperpozza a Grand Snowbear. Vai. Voglio tenerlo un pochino di più sto Pucciman. Rogodenti, vabbè. Ma c'era anche il The Crow, eh. Io mi sarei preoccupato di The Crow, che è acciaio volante. Non ci credo, ha resistito come? Ci picchia. Vabbè, vabbè. Allora, Starchild che prende danno da tempesta di sabbia. Sì. Ma Sendaconda sarà tipo drago? No. Non può essere. Sarebbe assurdo. No, allora, notte sferza su Gigalith e perforbecco su Sendaconda. Lo so, potevo fare diversamente, ma voglio provare così, voglio provare. So benissimo che perforbecco bastava per combattere per sconfiggere Gigalith. Però voglio farlo su Sendaconda, voglio sapere che tipo è. Se è solo terra o se è anche drago. So solo che ha molta difesa. E c'è da contare che l'attacco mi è stato diminuito. Duraludon, questo pure è un tipo drago abbastanza ostico. Urlo rabbia colpisce entrambi. No. Allora, lotta. Notte sferza su Sendaconda. E ha l'acciaio su Duraludon. Scateneremo la tempesta, trascineremo nel vortice l'intero stadio. Bene, Gigamax. Bene.
È tipo acciaio drago Duraludon? Eh? O era ghiaccio drago? Era acciaio, vero? Ah, miseria. Dainapugno. Generico. E siamo in tanque attacco. Certo. Ha pure di Sandaconda? Ma dai. Sguardo feroce. Se avessi una ricarica totale. Sì. Prova a aumentare la difesa, dai. Oh, tempesta di sabbia cessa, meno male. Allora, a questo punto. Più veloce lui. Notte sferza e. No. Allora, ricarico. No. Allora, sto pensando a cosa potrei fare. Antiparalisi su The Crow. E The Crow va di perforbecco su Sendaconda. Sì, penso che vada bene così. Sacrificare un. Dicevo. Sacrificare un Pokémon per salvarne un altro. Vabbè. Almeno mi sono liberato dalla paralisi con Corviknight. Maledetto Sendaconda. Sono comunque più lento di Duraludon. Tappo. Confido in te, tappo. Tappo Dynamax, Dynafiammata su Duraludon e perforbecco di The Crow su Sendaconda. Grande! Buonissimo il danno, buonissimo. Specialmente ora che finisce l'effetto del suo Gigamax. Ti difendi con giorno di sole, eh? Complimenti, un'ottima contromossa. Dynamacigno, aglio, questo fa mal. Wow! Che dolor! È tornata tempesta di sabbia, mannaggia! Ancora soffia vento, imperversa dello stadio, tempesta di sabbia. E Sendaconda, sguardo feroce. Su The Crow. Perfetto, allora. Ora è il momento buono per mandare KO Duraludon. Con Dynafiammata. E borsa, facciamo recuperare i punti a tappo con iperpozza e via. E si sconfigge anche Duraludon, dai. Vai, dai una fiammata. Buono, è andato. E torna il caldo, e torna il caldo. Ho ancora un turno in Dynamax. Possiamo gestirla bene. Sguardo feroce. E vabbè. Manca solo lui. Dainapugno, tanto per fare un danno. E no, 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 fermi, 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 fermi. Che sto facendo? Fermati. Allora. Dainafiammata più potente che ho, sperando che vada a segno. Va a segno, sì, non è che mi frega all'ultimo e tolgo la paralisi per evitare possibili paralisi. Perfetto. A posto, è fatta. E Laburno è sconfitto. Sempre ho sputasabbia. Ma è finita! Non serve a nulla!
un po' facile, eh. Anche nella sconfitta resta affascinante. Forse dovrei farmi un selfie. Ci scrivi hashtag sconfitta, hashtag nuova stella nascente? Dopo questa burrascosa sfida il mio spirito è sereno come un cielo rischiarato. Cosa posso dire ora? Mi consideravo il rivale di Dandel pur non avendo mai ottenuto il titolo di campione. Che presunzione! Ti darò ciò che ti spetta, la prova del tuo trionfo. Ecco, la medaglia drago è tua. E si completa così il cerchio delle medaglie. Ora puoi catturare Pokémon di qualsiasi livello. Tutte le medaglie di Galar sono ora in tuo possesso. Per affrontare Dandel dovrai farti strada a forza di vittorie nel torneo. Me lo devi, a me e alla mia squadra, per rendere questa sconfitta un po' meno amara. Va benissimo, trionferò. Devo trionfare. Hai ottenuto tutte le medaglie, ora ti aspetta la Coppa Campione. Vederti all'opera sarà un vero e proprio spettacolo. Ehi, Link! Scusa, mi sono dimenticato di dirti una cosa. Innanzitutto voglio darti la MT-99, vasto impatto, in segno di stima. 99 ce ne sono, bene! E poi... eccoti anche la divisa di tipo drago, la prova che sei uno dei più valorosi. Atleta numero 91, le mie congratulazioni per aver superato la sfida delle palestre. Ora dovrei dare prova della tua abilità nella Coppa Campione. Invece adesso tocca a te dare prova della tua abilità contro di me, Laburno. Ah, eccolo qua, il fratellino di Dandel. Ti darò una batosta talmente colossale che la sfida delle palestre non vorrei vederla più neanche in televisione. Ho provato un sacco di strategie diverse e sono diventato fortissimo! Sconfiggerò di sicuro te, Link, e anche mio fratello. Beh, allora ciao, Link. Rivediamoci per una bella lotta ogni tanto. Nelle terre selvagge trovi tutti i Pokémon che vuoi per tenerti allenato. Eh già... bene, Cuggia, anche questa palestra è stata conquistata dal sottoscritto. Oh, Link, ora che hai battuto la burna hai ufficialmente superato la sfida delle palestre. Complimentoni! Sarebbe bello festeggiare come si deve, ma c'è qualcosa di cui dobbiamo discutere. Ok, che cosa succede? La luce di Knucklebar. Sembra che stia causando una catastrofe simile a quella avvenuta nell'antichità, quando Pokémon giganti si scatenarono portando la regione di Galar sull'orlo della rovina, la cosiddetta notte oscura. O almeno così sembra. Come sai, sfruttiamo l'energia emanata dalle desiostelle cadute sul nostro pianeta per far dynamaxizzare i Pokémon. Eppure, non sappiamo ancora come controllare questa potente energia. I due eroi della leggenda riuscirono a salvare Galar in qualche modo, se solo conoscessimo la loro identità. La spada e lo scudo della leggenda. Mia cara Sonia, è arrivato il momento di cederti il mio camice. Ah, dici sul serio, nonna? Non ho ancora portato a termine il tuo incarico. È proprio affinché tu possa farlo che voglio cedertelo. Oh yeah! Quale scelgo? Ti sta troppo bene. Sta a te scoprire la verità sui due eroi che protessero la regione dalla notte oscura e sulla spada e lo scudo di cui parlano le leggende. Puoi contare su di me, nonna. Non preoccuparti, mi occuperò io di questa faccenda. Tu pensa alla lotta contro Dandel. Potreste essere tu o Hope ad affrontarlo nell'incontro finale. Non vedo l'ora. Dai su, corri alla stazione e vai a prendere un treno per Galwick. Ce l'hai fatta, hai ottenuto la medaglia drago! Sì, grazie!
E qui c'è una bevita, guarda che fortuna. E adesso Goal Week, finalmente il torneo. Sì, però nel prossimo episodio, Gooj. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Pokémon Scudo. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E dal prossimo episodio si inizia l'ultima prodezza per il torneo Pokémon. Per arrivare così in cima alla vetta. Io intanto mi accingo a prendere il treno. E vi do appuntamento nel prossimo episodio. Bye bye!